in questo momento possiamo dire che parte il Qui Caserta e ci colleghiamo con Luca Bove, che dell'Associazione Radicali Caserta, Legalità e Trasparenza, è proprio il segretario. Ecco, Luca, sto effettuando la chiamata nei confronti di Luca. Ciao Luca, ci senti? Perfetto Ciao, Luca, salve a tutti. ecco. Benissimo, adesso Salve. riusciamo anche a vederti. Riusciamo anche a vederti perfettamente. Come stai, Luca? Tutto bene? Sei reduce da Roma, anche tu dal congresso Tutto dell'ARA, bene, giusto? scusate. Come? Diciamo, sei reduce anche tu dalla missione romana dove c'è stato il Sì, congresso dell'ARA. sono stato anch'io al congresso dell'associazione dell'ERA di Claudia Sterzi, sì. Bene, comunque sono tanti gli argomenti di cui dobbiamo parlare durante questa trasmissione. Erano previsti anche altri collegamenti con altri compagni di Caserta che però hanno avuto dei problemi. Perciò No, faremo purtroppo. questi 35 minuti con Luca Bove. Luca, partiamo da qualcosa che è successo qualche settimana fa, quella che è stata la campagna elettorale di una lista di radicali, non ufficialmente radicale, però una lista di radicali che tra l'altro aveva proprio Claudia Sterzi come capolista. La vostra campagna elettorale. E ricordiamo quello che è il titolo che Luca ha voluto dare a questo spazio: Elezioni amministrative rese legali dalla partitocrazia e dalla camorra. Spiegaci il perché di questo titolo, Sì, Luca. spiegaci. Vabbè, faccio una piccola introduzione prima per spiegare un po' la Se ti puoi lista un po' di da chi era. allontanare dalla webcam, Ok, Luca. Luca, se ti puoi un po' sì, scusate. perché altrimenti è un'inquadratura troppo funesta. Perfetto, vai, così è perfetto. Ok, allora, la lista comunque portava un proprio candidato sindaco che era Olga Corse. Questo perché? Perché inizialmente si era provato a dialogare con le forze ovviamente del centro-sinistra. Del centro-destra non abbiamo proprio provato perché il candidato sindaco che era Pio De Gaudio si era da tempo espresso contro la chiusura del centro sociale ex canapificio di Caserta. Chiusura che noi non siamo assolutamente d'accordo perché riteniamo che quella struttura ormai da più di un decennio stia facendo un lavoro ottimale sulla questione degli immigrati e quindi da quella parte diciamo avevamo chiuso ogni porta. Mentre dalla parte del PD si era stato un minimo di dialogo e possibilità nel raggiungere un accordo e quindi fare una lista che appoggiasse il vincitore delle primarie che hanno organizzato qui a Caserta il PD con tutto il centro-sinistra. Il vincitore di queste primarie è stato Carlo Marino. Carlo Marino chi era? Era un ex assessore del governo Falco. Falco era un altro candidato a cui a Caserta e Terzo Polo, allora di Forza Italia. E Marino che ora si proponeva di diventare sindaco di questa città di Caserta con il PD era stato assessore centro-destra. Quindi noi non ritenevamo assolutamente opportuno appoggiare un PD che portava il nome del sindaco che comunque aveva amministrato questa città in maniera assolutamente negativa. E quindi la nostra voglia di essere comunque presente a questa elezione era molto forte. E quindi abbiamo deciso di candidare la nostra compagna Olga Corse. La lista, sì, come tu hai ben detto, non era una lista ufficiale radicale, non era una lista che portava il simbolo della lista Bonino Pannella, ma in gran parte dei candidati erano tutti compagni radicali della Campania oppure anche di tutta Italia. C'era anche Andrea Billau, candidato con noi, oltre ovviamente a Claudia Sterzi. Elezioni illegali. Resi illegali della partitocrazia e della camorra. Questo ovviamente forse già lo sapevamo prima che iniziasse la campagna elettorale, visto il contesto della città in cui viviamo. Siamo stati consapevoli di ciò già il primo giorno della campagna elettorale, anzi la campagna elettorale che tanto non iniziava, perché eravamo al comune di Caserta a consegnare i nostri faldoni per permettere la presenza della lista Caserta non caste, lista laica, antiproibizionista e ambientale. E abbiamo consegnato i nostri faldoni e tutto a posto. Siamo ritornati al comune
dopo poche ore per vedere com'era la situazione della casa comunale. Ovviamente questo hanno fatto, sono entrati negli uffici competenti solo i delegati della nostra lista, quindi Domenico Letizia e Gianroberto Zampella, che erano candidati alla carica di consigliere comunale. Ma all'interno della sala c'erano ogni tipo di persone, da giornalisti a persone non ben identificate. E in quei momenti abbiamo visto dei movimenti loschi, in particolar modo una persona che cercava di entrare nell'ufficio che era stato designato per la consegna di tutti i documenti, vuole entrare a tutti i costi. Un impiegato comunale gli ha ricordato che il tempo per consegnare i documenti era ormai scaduto, anch'io glielo ricordavo a questa persona, comunque lui insisteva ad entrare, e infatti ha fatto ciò pochi minuti dopo. Ed è entrato e ha passato un timbro a delle persone che stavano lì nella sala, e si sono messe a autenticare le firme dei sottoscrittori alla lista, che era una lista che appoggiava il candidato sindaco del Terzo Polo, Luigi Falco. Non siamo in grado di identificare bene la lista, ma comunque siamo sicuri che appoggiasse Falco, e autenticava lì le firme. Domenico Letizia si trovava a pochi metri da lì, cercava di attirare l'attenzione dei vigili urbani, cosa che non è assolutamente avvenuta. I vigili urbani l'hanno completamente ignorato. Questa persona, dopo aver fatto i propri comodi e dopo aver autenticato lì in maniera completamente illegale le sottoscrizioni delle firme, voleva scappare. Io mi sono messo davanti alla porta in maniera ovviamente non violenta e cercavo di trattenere la persona parlandogli, e quindi avendo delle spiegazioni del suo gesto, questa persona mi ha spintonato, e poi è arrivata un'altra persona che era molto grossa e che ha continuato a spingermi e a minacciarmi, dicendomi che dovevo farmi i fatti miei, altrimenti avrei rischiato grosso. Ciò ovviamente è avvenuto, ovviamente, in un paese normale non è ovviamente, ma qui a Caserta sì. È avvenuta in maniera tranquilla, i vigili urbani non sono intervenuti, e quando l'hanno fatto, l'hanno fatto semplicemente per identificarmi, e quindi hanno chiesto i documenti a me, mentre io denunciavo un'illegalità che avveniva nella casa comunale, mentre queste due persone sono allontanate tranquillamente. Roberto, mi senti? Benissimo, Luca, sto seguendo basito. Ok. Tu non vedi la mia faccia, ma la Ok. vedono i web spettatori. Sto commentando senza interrompere perché il tuo racconto è molto interessante. Ok, allora continuo, perché purtroppo quella prima giornata non è finita qui. Infatti Claudia Sterzi, che era lì con noi, che è rimasta scandalizzata da quello che era successo, chiama il 113. Il 113 giunge, anche se con qualche minuto di ritardo, ma comunque giunge. Sente il racconto che gli facciamo e ci ricorda che comunque loro non possono raccogliere una denuncia. E per sporgere una regolare denuncia mi dovevo recare negli uffici competenti, e quindi presso la questura. Cosa che faccio immediatamente, infatti mi reco alla questura di Caserta, che è sita praticamente a 5 minuti dal comune, quindi sempre in piazza Vanvitelli, e nulla, per sporgere denuncia. Guarda, lo dico a Roberto, lo dico a te e a tutti i telespettatori, lo faccio con lo spirito con la speranza di essere tutelato dalle forze dell'ordine. Ho detto: ora finalmente si farà giustizia. Magari ero un po' inesperto sperando questo, e infatti mi sono scontrato su un altro problema. Il piantone della questura di Caserta, che era un ufficiale scelto, mi dice che non è possibile sporgere denuncia. Io chiedo spiegazioni, lui mi risponde che non lo si può fare, punto e basta, perché il sottufficiale non è presente e quindi non si può sporgere denuncia. Io su questa risposta rimango senza parole, perché mi chiedo come in un capoluogo di provincia come Caserta, in un comune di più 80.000 abitanti, un comune cittadino non è tutelato nel suo basilare diritto di sporgere denuncia. A quel punto io chiedo i documenti di questo ufficiale scelto. Questa persona, in maniera sempre molto arrogante, mi risponde: io ti faccio vedere un tesserino a te, ma non esiste proprio.
come se io fossi un delinquente, mentre io ero semplicemente vittima di un'aggressione avvenuta in una casa comunale. E dopo lui mi chiede i documenti, io glieli favorisco senza nessun tipo di timore o preoccupazione. Lui annota i miei dati su un normale block notice e gli ripeto di farmi vedere un suo tesserino, cosa che lui non fa assolutamente. E io dico: guardi, io a questo punto voglio denunciare anche lei che non sta raccogliendo la mia denuncia, come devo fare? E lui mi dice: io mi chiamo Mario Alves. Ovviamente il nome può essere sicuramente di fantasia, magari no, però a Caserta di Alves ne conosco ben pochi, anzi nessuno. Forse Vabbè, avresti comunque dovuto questo. chiamare i carabinieri, magari. E Sarebbe stato. infatti l'ho fatto, l'ho Ah, fatto. ecco. Sono andato dai carabinieri e inizialmente vengo accolto anche lì da un semplice appuntato. Ora non sono molto preparato sui gradi delle forze dell'ordine. Comunque era un ragazzo più o meno della mia età, quindi non credo che sia stato un sottufficiale. E vado lì e lui era disposto ad accogliere la mia denuncia. Però dice, gli racconto il fatto, ovviamente tutto questo lo faccio sempre insieme ai compagni casertani, in quel caso ero insieme a Elio De Rosa e Domenico Letizia, e mi dice: sì, però lei ha subito un'aggressione e quindi questo va documentato da un referto medico, quindi mi reco anche all'ospedale di Caserta per farmi visitare e lì notano che comunque ho diciamo, uno stato di alterazione mentale, diciamo, ero molto nervoso. Quindi mi viene fatto il referto e mi reco di nuovo dalla caserma dei carabinieri. A quel punto vengo ricevuto dal commissario della caserma dei carabinieri, che è anche Mi un mio sembra un racconto compaesano. molto kafkiano, Luca, veramente da processo in Kafka. A dir poco caschiano. E comunque vengo accolto dal commissario, che è un mio compaesano di Maddaloni, che si chiama Nuzzo. Nuzzo che fa? Nuzzo gli racconta il fatto e mi consiglia di non denunciare per non immischiarmi in dei bordelli e casini. Ma chi te lo fa fare? Cioè, ti metti solo in mezzo a problemi burocratici, poi chissà chi erano queste persone, meglio che ti stai zitto. Cioè, questi sono chi dovrebbe combattere la criminalità in questo territorio casertano. Io a quel punto rimango senza parole e dico: guardi, io già mi sono consultato con un legale che è il nostro compagno di Salerno, Michele Capano, che oltre ad essere radicale, oltre ad essere anche lui candidato per la nostra lista, sappiamo tutti che è un avvocato molto preparato, il quale me l'aveva consigliato di fare questi passi. E lui mi dice: guarda, no, non lascia stare, ne cosa prova. E poi anche perché non ho il tempo di stare qui a sentire il vostro racconto e fare un documento e quindi una regolare denuncia. Se proprio lo vuoi fare, vieni Vai qua dalla polizia. fino alle 9 e mi fai una relazione tu scritta e io poi la presento. A quel punto, caro Roberto e cari telespettatori, abbiamo deciso di abbandonare anche la caserma dei carabinieri e, grazie all'aiuto del nostro compagno Michele Capano, abbiamo presentato un esposto presso il Tribunale di Santa Maria Capuletre. Stiamo ancora aspettando che qualche PM o qualcuno per lui mi contatti per avere delle motivazioni sul mio esposto. Stiamo qui e aspettiamo. Ovviamente sappiamo i tempi lunghi della giustizia italiana, perché infatti poco più di un anno fa, per le elezioni regionali, abbiamo presentato un esposto più o meno simile presso sempre al Tribunale di Santa Maria Capuetre. Per quell'esposto ancora non abbiamo nessuna risposta del Tribunale, quindi penso che per quest'ultimo dovremmo aspettare ancora qualche anno. Questo è il primo giorno di campagna elettorale qui a Caserta, Roberto. Cioè, Fantastico. è iniziata non con le firme false come è avvenuto ai compagni di Milano, ma con i timbri falsi, introdotti da una persona che non sappiamo chi fosse, ma comunque non era una persona che poteva autenticare. O forse restituiti, che magari il timbro non era falso, ma probabilmente Beh, c'è. E non era falso, il timbro era quindi c'è una sicuramente. responsabilità anche alla due, delle due l'una. O lo hanno sottratto fraudolentemente all'ufficio e si configura un reato gravissimo, oppure qualcuno nell'ufficio gliel'ha dato e si configura un altro tipo di una responsabilità penale anche a carico
di un altro soggetto, un pubblico Roberto, ufficiale. solo due parole per spiegare chi poteva autenticare le firme, perché alle elezioni comunali possono autenticare le firme i consiglieri comunali, cosa che a Caserta non poteva avvenire perché tutti i consiglieri comunali si erano dimessi alcuni mesi prima. Quindi a quel punto lo può fare o un notaio, oppure un cancelliere del tribunale, oppure un consigliere provinciale. Quella persona non era sicuramente, non apparteneva sicuramente a queste tre categorie. Questo è stato il primo giorno di campagna elettorale a Caserta. Ovviamente poi sono continuati gli atti di illegalità avvenuti in questi giorni di campagna elettorale. Noi sinceramente volevamo dare molto spazio al nostro programma, che è un programma che potete ancora leggere sul nostro sito, sia Prima, Luca, www.radicaliditycaserta.it. scusa Luca, non voglio interromperti, però io prima di parlare del vostro programma, qui ho già dato un'occhiata, però volevo sapere questo. E invece dal punto di vista dei media, durante la campagna elettorale, vi sono stati dati degli spazi? È stata rispettata la par condicio? Come... Allora, su questo punto, diciamo, la situazione è andata migliorata ogni giorno che passava. Inizialmente ci ignoravano completamente, infatti anche la nostra lista non veniva mai citata su nessun giornale. Poi, comunque, dopo nostre lettere e soprattutto grazie anche al lavoro fatto da Claudia Sterzi su questo tema, diciamo, i giornali hanno iniziato a pubblicare qualcosa su di noi. Diciamo, con molta insistenza siamo riusciti a uscire sui giornali, ma ce lo siamo conquistati Roberto Spazio, cioè non ce lo davano sicuramente in maniera gratuita. Siamo riusciti a uscire sui giornali mandando svariati comunicati a giorno, facendo vari comunicati, varie telefonate, a volte minacciando anche l'occupazione di qualche sede di un giornale, in particolar modo il mattino. Per quanto riguarda le televisioni, nei primi giorni della campagna elettorale, una TV locale, Telealternativa, fece uno spazio, un dibattito, riservato ai candidati sindaco. In quel caso noi non siamo stati neanche invitati. Feci proprio una telefonata al direttore della rete, il quale si scusò dicendo che c'erano stati semplicemente dei problemi organizzativi con la redazione, e poi infatti siamo stati invitati successivamente. Per quanto riguarda la RAI, invece, lì siamo stati completamente garantiti, la nostra presenza è stata garantita. Infatti, io sono stato partecipato a una tribuna politica su Rai 3, l'ha fatta Olga Corse ben 3 volte. Quindi, diciamo, spazio Rai ci è stato dato in maniera regolare. Hanno Per quanto rispettato la legge, diciamo, questa volta. hanno rispettato la legge, perché comunque noi abbiamo minacciato, no, proposto e fatto ricordare comunque c'è una legge che andava rispettata. E in quei giorni comunque si era diffusa la voce che noi radicali facessimo molte denunce. Quindi, diciamo, a un certo punto forse qualcuno si è spaventato un po' e quindi ha cercato di rispettare un minimo di legge. Bene, adesso passiamo alla lista. Perché questo nome e sintetizzaci i punti principali del programma della lista? Allora, la lista Caserta no casta. Caserta no casta, le caste, già basta pensare al racconto che ho terminato pochi minuti fa, dove ci siamo scontrati sulla casta dei partiti che volevano falsificare le firme, la casta delle forze dell'ordine che invece di tutelare le vittime non fanno altro che avvantaggiare i carnefici, e la casta delle istituzioni comuni, i vigili urbani, che non sono intervenuti assolutamente al nostro soccorso, ma sono intervenuti solo nel far scappare chi in quel momento stava trasgredendo la legge. E quindi Caserta no casta già può essere giustificato. Ambientalista, perché comunque le nostre iniziative a Caserta sono state sempre di tipo ambientalista. Basti pensare alle nostre battaglie contro l'allargamento del cementificio Cementir, come tu ben Certo, ricorderai, ne abbiamo fatto parlato varie anche. volte su TV Radicale.
una diretta, ma anche abbiamo trattato anche i temi dei reggiani in questo enorme fiume artificiale costruito dai Borboni, che ormai è diventata una discarica ad aria, a cielo aperto, dove la camorra e chi per lei versa di tutto in quei canali. E poi comunque il nostro impegno è stato sempre improntato sull'ambiente, abbiamo cercato di denunciare le varie discariche abusive esistenti su questo territorio casertano. Quindi ci è sembrato d'obbligo comunque dare un'impronta ambientalista a questa nostra lista. Antiproibizionista, ovviamente la capolista Claudia Sterzi non ha bisogno di presentazione, e comunque era un tema che sta a cuore a noi radicali di Caserta, come lo stesso il tema di essere laici. E la lista comunque era composta da gran parte dei radicali, come ho ricordato prima, c'era cioè Andrea Bellao e Simone Sapienza, che sono molto attivi sul fronte immigrati. Ricordiamo che a pochi chilometri da qui esiste il CEI di Santa Maria Capua Vetere, che ho visitato insieme al senatore Perduca lunedì scorso, e continua ad essere una situazione assurda, è un vero e proprio lager. Ricordiamo che pochi giorni fa è avvenuto anche un incendio all'interno di quella struttura, e la magistratura è intervenuta per chiarire quella situazione. Il nostro programma poi era basato anche su temi locali. A Caserta esiste un enorme spazio verde che viene chiamato Macrico. Questo spazio verde è passato tra vari proprietari, è passato da essere proprietario della Curia di Caserta, che poi l'ha dato in gestione al Ministero degli Interni. Infatti c'è stata lì fino a un decennio fa una caserma, e poi è passata finalmente alle mani del comune di Caserta. E ancora non si è ben capito come utilizzare questo spazio. Per il momento è completamente abbandonato. È un enorme spazio verde, potrebbe essere un polmone verde per la città di Caserta. E noi avevamo proposto di individuare in quell'area una coltivazione di canapa. Caserta era uno dei centri d'Europa dove la coltivazione di canapa era più ricca. Infatti il centro sociale di Caserta porta proprio il nome di ex canapificio, perché lì sorgeva un canapificio. Noi volevamo, ovviamente in questo il comune non ha competenza, però ovviamente può fare molto, ha competenza invece l'ente regionale, e il comune poteva iniziare un'iniziativa per far diventare appunto lì quel luogo un centro di coltivazione della canapa per uso terapeutico. Pochi mesi fa ho visitato l'OPG di Aversa, che è un ospedale. Ricordiamo tutti che gli OPG sono degli ospedali. All'interno di quella struttura i pazienti fumavano tranquillamente, e ho detto al personale medico della struttura, mi sembrava strano che si potesse fumare in un ospedale, e lui mi ha risposto che comunque era l'unico modo per tranquillizzarli. E mi sono chiesto se magari con dei medicinali tratti dalla canapa si potesse avere un effetto migliore, e anche con conseguenze sicuramente meno dannose della sigaretta. E ovviamente ciò non è possibile, perché sappiamo benissimo in Italia le difficoltà burocratiche che si hanno per avere la somministrazione di questi medicinali. Ebbene, noi volevamo far costruire nel Macrico questo centro per la coltivazione della canapa. Ovviamente, visto il nostro risultato elettorale, penso che ciò almeno per il momento non avverrà. Comunque, Roberto, volevo continuare un po' sul tema delle nostre Sì. denunce fatte in questa campagna elettorale, perché infatti dopo ci siamo accorti che la città di Caserta sta diventando praticamente tappezzata di manifesti abusivi. Beh, E questo quindi non abbiamo. avete l'esclusiva, perché insomma Ah, no. è un dato No, costante in assolutamente. tutta la nazione italiota. Non abbiamo E la cifra l'esclusiva, della però. legalità è proprio si misura sulla base della violazione della legge sulla affissione dei manifesti durante le campagne elettorali. Assolutamente. Qui però la gestione
della stesura dei manifesti abusivi è nelle mani dei clan locali. Ci sono tre famiglie che controllano completamente la stesura dei manifesti. Esiste una legge ben precisa, se ricordo bene, del 1952 sulla stesura dei manifesti. Ogni plancia elettorale è riservata ad un partito. Noi della lista Caserta No Caste era al numero 2. Noi ovviamente quella plancia la trovavamo sempre occupata. E quindi che abbiamo fatto? Abbiamo girato completamente la città di Caserta con una piccola telecamera stringendo i nostri manifesti e ovviamente documentando il tutto. Eravamo in un una periferia di Caserta, se ricordo bene, era San Benedetto, e stavamo affiggendo il nostro manifesto. Poco lì lontano c'era un comitato elettorale, che poi in realtà era un bar pubblico, adibito a comitato elettorale dell'MPA, di un candidato dell'MPA. Stavamo affiggendo il nostro manifesto con la nostra telecamera e la nostra plancia era occupata appunto da questo candidato. A un certo punto sentiamo delle voci che ci invitano a non affiggere il nostro manifesto. Queste persone si avvicinano in maniera molto minacciosa, non avevano visto la telecamera, dicendo impedendo completamente di mettere il nostro manifesto, cioè hai tanto spazio che hai da mettere proprio qua, parlo un po' in dialetto locale perché in questo modo mi è stato detto. E io gli ho ricordato, guardi, questo spazio numero 2, esiste una legge ben precisa e quindi questo è il nostro spazio. Il suo candidato ha affisso un manifesto abusivo. Sono arrivati poi altre persone e anche lì si stava avendo un inizio di rissa, che poi in realtà non è una rissa, che noi non abbiamo aggredito nessuno, ma era un'altra aggressione. Nel momento in cui hanno visto la telecamera, i signori sono calmati, hanno detto: ma venite al bar, vi offriamo un caffè, una birra e un panino. E comunque abbiamo affisso il nostro manifesto. E poi abbiamo continuato il giro. E ancora abbiamo trovato la nostra plancia occupata, questa volta da una candidata consigliere comunale, ricordo ancora il nome, Annalita Gatta. Ovviamente tutti questi video li potete vedere su YouTube, sul canale www.radicali di Caserta. E c'era il suo numero di telefono e quindi l'abbiamo telefonata ricordando che aveva affisso un manifesto elettorale abusivo. E la candidata Annalita Gatta ha detto che lei praticamente ignorava come è regolato il sistema dell'affissione dei manifesti. Addirittura mi ha chiesto: ma come si fa a affiggere un manifesto elettorale? E ho detto: cara signora Annalita Gatta, basta che lei si informi sul suo spazio riservato al suo partito e l'affigge solo lì. E non lo sapeva, perché per loro i manifesti abusivi non erano quelli all'interno della plancia, ma per ogni candidato casertano, sia la carica di sindaco e sia la carica di consigliere comunale, i manifesti abusivi sono solo quelli che si trovano al di fuori delle plance. Ignorano completamente che le plance, ogni plancia è riservata a un partito ben preciso e che non si può coprire l'intera plancia con un solo manifesto elettorale. Noi in questo caso abbiamo fatto un piccolo calcolo e per la città di Caserta, se si rispettasse le leggi, per ogni partito bastassero 40 manifesti. E ovviamente possiamo immaginare il risparmio sia economico sia l'impatto ambientale per lo spreco assurdo e inutile di consumo della carta. Ovviamente queste leggi a Caserta non le conoscevano. Abbiamo presentato un esposto, anzi una denuncia, sia ai carabinieri sia alla polizia anche sui manifesti abusivi, documentato con fotografie e video. Ovviamente anche su questo fronte non è successo assolutamente nulla. Ma poi raggiungiamo l'assurdo, l'ultimo giorno, anzi il giorno della campagna del voto, quando si votava, quindi sia la domenica 15 e sia lunedì 16, dove è prassi consolidata elettorale, ma il silenzio elettorale sta che non puoi fare comizi elettorali, giustamente, non puoi andare con la macchina in giro dicendo vota Tizio o vota Caio, ma puoi fare
tranquillamente volantinaggio, A basta che 200 stai a metri dai seggi. 100 metri dal seggio. Purtroppo questa legge la sappiamo solo noi radicali, perché infatti noi eravamo a 200 metri dal seggio a fare volantinaggio. Ebbene, in 48 ore io e il compagno Elio De Rosa siamo stati identificati dalla polizia, dai carabinieri e dai vigili dei urbani una ventina di volte. Dicevano che quella era una cosa illegale, che non potevamo fare. Vabbè, era da film comico. Noi eravamo lì in piazza a fare volantinaggio, arrivava la macchina dei vigili urbani, ovviamente veniva perché erano stati chiamati da qualcuno, cioè qualcuno aveva segnalato la nostra presenza lì in piazza. Venivano, ci dicevano: no, ragazzi, questo voi non lo potete fare. Noi avevamo la circolare ministeriale in tasca, la mostravamo. Loro a quel punto andavano in panico e aspettavano: aspettate qua, non vi muovete e non fate nulla. E quindi facevano delle telefonate, contattavano generale e colonnelli, chissà chi contattavano. E poi tornava e dice: vabbè, continuate. Assurdo. E ti dico, una risposta mi è stata data da un Luca, è poliziotto. bellissimo come racconti questi episodi con l'accento casertano. È fantastico. Vai, vai, continua. Allora è giunto l'assurdo, vabbè, l'assurdo qui è stato raggiunto varie volte. Quando un sabato, il sabato, no, la domenica pomeriggio, viene un commissario dei vigili urbani di Caserta, ci dicono: no, non lo potete fare, la solita sceneggiata. Noi gli facciamo vedere la circolare e loro cercavano nei suoi documenti la circolare che contrastava con quello che dicevamo noi, non l'ha trovato ovviamente. E poi a un certo punto, con i nostri documenti in mano, ci hanno detto: sì, vabbè, però vi dovete allontanare. A quel punto noi, io e De Rosa, abbiamo detto: ok, d'accordo, ci allontaniamo, però lei ci deve fare il verbale. Lei ci deve scrivere quali sono gli articoli che stiamo trasgredendo, perché se stiamo facendo una cosa contro legge, lei ce lo deve documentare. Quali sono questi articoli? Silenzio, totale. Non ci è mai stato detto quali erano gli articoli che stavamo trascrivendo. Ovviamente non ce lo potevano dire perché noi stavamo nel giusto e loro nel torto. Quindi, caro Roberto, come vedi a Caserta, se tu provi a denunciare delle illegalità vere, reali, che esistono e tu hai visto sotto i tuoi occhi, la tua denuncia cade nel nulla. Se provi a far rispettare la legge oppure provi a gestire e a fare i tuoi diritti di campagna elettorale, noi eravamo candidati, noi stavamo facendo campagna elettorale garantita dalla legge, dalla Costituzione, viene fermato dalle forze dell'ordine, viene identificato, viene trattato come un criminale, perché poi quando ci controllavamo, no, le prime volte avevano i documenti e noi non potevamo fare volantinaggio, non ce lo permettevano. Poi ovviamente le volte successive l'abbiamo continuato, abbiamo detto: guardate, dopo l'ennesima volta che avete controllato i nostri documenti, questi sono i nostri documenti, controllate, fate un po' come cazzo vi pare, scusatemi, e noi continuiamo a fare il nostro diritto di campagna elettorale. Ovviamente volevano anche sequestrarci i volantini, d'accordo, Pazzesco. ce li sequestrate, fateci il verbale. Fateci il verbale, abbiamo diritto di avere un verbale scritto. Quali sono questi articoli che trascriviamo? E il verbale non è mai arrivato, come non è arrivato mai nessuna multa, come non poteva arrivare. E questo è ciò che è successo a Caserta. Vabbè, è un riassunto Luca, perché. veramente abbiamo fatto un riassunto, ma penso che abbia appassionato anche e soprattutto per la maniera simpatica con cui hai raccontato tutti questi episodi, credo che abbia appassionato i web spettatori di TV Radicale. Come sai, tutto quello che noi facciamo viene registrato, magari non è male che l'abbiamo sintetizzato in 35 minuti, e quindi complimenti a te e ai compagni casertani. Ci saranno altre occasioni per rivederci, magari avendo una connessione internet migliore, perché l'audio è stato buono, però il video andava un po' scatti, Luca. No, però viene bene lo stesso tutto quanto, non ti preoccupare, grazie per la disponibilità, anzi. Quindi, Ok, quindi. se vuoi salutare i nostri spettatori, Luca, e poi passiamo al prossimo collegamento, che è con Messina, qui Messina, prenderà la conduzione Marco Marchese,
e avremo il collegamento con Palmira Mancuso. Prego Luca, se vuoi salutare i nostri spettatori. Sì, li saluto dicendo che tutto ciò che ho raccontato potete trovare su YouTube, sul canale dei Radicali di Caserta, sul nostro sito www.radicalicaserta.it, è ancora attivo e lo sarà per molto perché abbiamo intenzione comunque di non far morire il nostro simbolo della lista Caserta non caste. Ci sono varie idee, addirittura si è pensato anche di creare un giornale su questo simbolo e quindi su www.caserta-altonoccaste.it e lì potete trovare tutto ciò che è successo qui a Caserta durante la campagna elettorale. Un piccolo dato, a Caserta poi ha vinto il PDL con De Gaudio che ha raggiunto più del 60%. De Gaudio era un candidato diretto di Nicola Cosentino, sappiamo tutti chi è Nicola Cosentino, e ad appoggio a centrodestra c'era una lista civica che si chiamava Stop Camorra. Perfetto, Sono Luca, tutto. grazie. Avremo altre occasioni nelle prossime trasmissioni in diretta di TV Radicale per conoscere sempre meglio quella che è l'attività dei compagni radicali casertani, sia dell'Associazione Radicali di Caserta, Legalità e Trasparenza, sia della cellula Coscioni di Caserta. Di Perfetto, certo. un saluto a Luca Bove, salutiamo Luca Assolutamente. Bove e torniamo.